25 aprile in corteo anche a Vallefoglia, che ha visto concludere la manifestazione con la testa rivolta verso il cielo. Il tricolore della Fly Fano Team, pattuglia di volo in formazione, ha infatti regalato a tutti i partecipanti uno spettacolo degno dell'importanza di questa storica ricorrenza. Sorvolando il monumentale cimitero di guerra dei caduti alleati di Montecchio, che ha sigillato una giornata all'insegna di messaggi di pace, democrazia e libertà. Oggi celebriamo una giornata fondamentale per la nostra Italia, per la nostra Repubblica, la festa della libertà. È una festa che va ricordata, che non va riscritta, che è la festa di tutti, perché ci ha regalato quella Costituzione di cui oggi conserviamo i valori e usufruiamo di quegli ideali dell'antifascismo che appunto ce l'hanno regalata. Questa è una giornata fondamentale da ricordare soprattutto per i giovani, per quelli come me che non hanno vissuto la dittatura, che non hanno vissuto il sacrificio di tanti per regalarci oggi quei diritti fondamentali, la Repubblica, la democrazia e soprattutto la libertà di espressione, che è un principio che non dobbiamo dimenticare e che dobbiamo onorare anche per il futuro. Ancora oggi vediamo persone che imbracciano le armi e uccidono un proprio simile, un proprio fratello. E quindi ci viene un po' anche la nostalgia e una tristezza, perché capiamo che da una parte sì, celebriamo, ricordiamo, cerchiamo di ricordare che non dobbiamo più vivere quei tragici momenti, e invece oggi, 2023, li stiamo vivendo. Parliamo sempre della guerra in Ucraina, forse perché è la più vicina e quella che ci coinvolge di più, ma in realtà ci sono tantissime guerre nel mondo. Forse anche da noi, le piccole guerre quotidiane, no? E invece è importante capire che la libertà non è fare quello che uno vuole. Ci è stato dato, no, il dono della libertà, ma libertà significa fare quello che uno vuole fino a quando non lede poi la libertà dell'altro.